La quantità di moto è una grandezza vettoriale che si indica indifferentemente con la lettera P o Q, è associata agli oggetti in moto e è definita come il prodotto della massa dell'oggetto in moto per la sua velocità. Ora vedremo un esempio che ci porterà a capire qual è la proprietà più importante della quantità di moto. È che in un sistema formato da più oggetti, come per esempio in questo esempio il sistema è formato da due carrelli che si muovono, se il sistema è isolato, cioè non ci sono forze esterne al sistema che agiscono dall'esterno sul sistema, allora si conserva la quantità di moto totale del sistema, dove per quantità di moto totale si intende la somma delle quantità di moto di ogni singolo oggetto che costituisce il sistema. Vedremo che se invece ci sono forze esterne, questo non è più vero, la quantità di moto totale del sistema non necessariamente si conserva. Questo teorema detto di conservazione della quantità di moto, o anche principio di conservazione della quantità di moto nei sistemi isolati, si applica particolarmente nel caso degli urti, dove la presenza dell'attrito, se c'è, è comunque sempre trascurabile rispetto alle forze impulsive molto intense che si sviluppano negli urti tra oggetti. Quindi la quantità di moto totale del sistema si conserverà negli urti. Con la parola si conserva vuol dire che la quantità di moto del sistema prima dell'urto e la quantità di moto del sistema dopo l'urto risultano uguali. P totale uguale P totale primo, dove l'apice indica dopo l'urto. Dopo aver anticipato il principio della conservazione della quantità di moto negli urti, torniamo all'esempio. Due carrelli A e B, inizialmente fermi, si respingono improvvisamente con una forza di 18 N. Possiamo immaginare per esempio che dentro un carrello ci sia una persona che spinge via l'altro carrello. Siccome non c'è l'attrito, nessun carrello rimane fermo, ma un carrello va verso destra, l'altro carrello torna indietro verso sinistra. Se non vogliamo pensare a una persona, pensiamo a un dispositivo, per esempio una piccola molla compressa tra questi due carrelli che improvvisamente viene liberata e spinge via i due carrelli in direzione opposte. Immaginiamo che questa forza di 18 N agisca per un tempo di mezzo secondo, per esempio, producendo un'accelerazione dei carrelli. In particolare immaginando che in quel mezzo secondo la forza da 18 N rimanga costante, in quel mezzo secondo i carrelli subiscono un moto rettilineo uniformemente accelerato, perché una forza costante produce un'accelerazione costante per la legge di Newton. Dunque i due carrelli accelerano in versi opposti e acquistano due velocità, VA' e VB', con gli apici intendiamo dopo l'urto, dal momento che le velocità erano 0 invece prima dell'urto. Conoscendo le masse diverse dei due carrelli, 6 kg e 2 kg, ci chiediamo innanzitutto quali sono le velocità con cui i carrelli vengono spinti via e poi dobbiamo verificare che la quantità di moto sia conservata, anche perché non c'è l'attrito e quindi non ci sono forze esterne al sistema. Come abbiamo anticipato prima, quando non ci sono forze esterne la quantità di moto si deve conservare. Infatti questo esempio serve a verificarlo in questo caso particolare. Una piccola osservazione: le due forze che si scambiano i carrelli sono necessariamente uguali opposte per il terzo principio di Newton. Un carrello spinge l'altro e riceve dall'altro una spinta all'indietro uguale e contraria. Per calcolare le velocità dopo l'urto, dopo la spinta, diciamo, scriviamo le due leggi di Newton per il carrello A e per il carrello B, cioè le leggi del moto. La forza totale su A e su B è la forza F da 18 N. Ricaviamo le accelerazioni dividendo la forza da 18 N diviso la massa di ciascun carrello. E come è logico, troviamo che a parità di forza scambiata, 18 N, il carrello che accelera di più è quello più leggero, cioè il carrello B. Anzi, siccome il carrello B ha una massa da 2 kg che è un terzo rispetto alla massa del carrello A, la sua accelerazione sarà tripla. E infatti vediamo che il carrello B accelera con 9 metri al secondo quadrato, che è il triplo di 3 metri al secondo quadrato l'accelerazione di A. Ora che abbiamo trovato le accelerazioni, con la formula del moto rettilineo uniformemente accelerato, calcoliamo le velocità finali dopo mezzo secondo di accelerazione. Possiamo usare la definizione di accelerazione come variazione di velocità in quel mezzo secondo, quindi velocità finale meno velocità all'inizio, che non c'è perché i carrelli erano fermi, diviso mezzo secondo. Oppure, che è la stessa cosa, basta fare la formula inversa di questa, ricavare la velocità finale, che è uguale alla velocità iniziale, più l'accelerazione per quel tempo di mezzo secondo. Lo facciamo per il carrello A e poi per il carrello B. Partono da fermi, il carrello A accelera con questo valore, B con quest'altro.
per mezzo secondo, che è la durata dell'accelerazione, ricaviamo che il carrello A avrà acquistato una velocità di 1,50 metri al secondo e l'altro carrello 4,5 metri al secondo, e ritroviamo il rapporto 3:1, cioè il carrello B, che è 3 volte più leggero, ha una velocità finale che è il triplo della velocità finale di A. Questo ovviamente perché accelerava il triplo di A. A invece ha una velocità finale che è un terzo di quella di B, perché la sua massa è il triplo della massa di B. Aggiungiamo anche questo segno meno perché per convenzione d'ora in poi considereremo sempre positive i vettori che vanno a destra e negativi quelli che vanno a sinistra. Quindi VB' è un vettore, è una velocità positiva, più 4,5 metri al secondo. VA' è una velocità negativa, meno 1,5 metri al secondo. Ora che abbiamo calcolato le velocità, possiamo calcolare le quantità di moto di ciascun carrello moltiplicando la massa per la velocità. Mettiamo gli apici perché sono le quantità di moto dopo la spinta. Dal momento che prima della spinta i due carrelli erano fermi e quindi le loro quantità di moto erano zero. Del resto è logico perché la quantità di moto è definita massa per velocità, quindi se un oggetto sta fermo la sua quantità di moto è zero. Lo dice anche la parola, quantità di moto è zero se non si muove. Invece le quantità di moto dopo la spinta le calcoliamo con le velocità che abbiamo appena trovato dopo la spinta, quindi la massa di A per la velocità finale di A, meno 9 kg per metro al secondo. Questa è l'unità di misura perché la quantità di moto è una massa per una velocità, kg per metro al secondo, con il segno negativo perché il carrello A va a sinistra. La sua quantità di moto quindi è meno 9 kg metro al secondo. Il carrello B, facendo lo stesso calcolo ma con la massa da 2 kg e la velocità finale di 4,5 metri al secondo, torna lo stesso valore di quantità di moto, 9 kg per metro al secondo. Ed ecco qua che quindi i due carrelli hanno acquistato la stessa quantità di moto in modulo, una positiva e una negativa naturalmente. Questo del resto è logico perché il carrello A aveva la massa più grande, quindi una massa tripla rispetto al carrello B, ma la sua velocità finale era un terzo, quindi il triplo per un terzo, i due effetti si compensano e il risultato finale di questa moltiplicazione è lo stesso risultato del carrello B, che aveva invece la massa un terzo ma la velocità tripla, e quindi alla fine queste due moltiplicazioni danno lo stesso valore in valore assoluto. Ora andiamo a calcolare la quantità di moto totale del sistema. All'inizio il sistema aveva una quantità di moto pari a 0 perché era 0 più 0, essendo le due quantità di moto nulle. Ma anche dopo la spinta la quantità di moto totale del sistema, P totale primo, è 0 perché è la somma algebrica di meno 9 più 9 kg per metro al secondo. E quindi vediamo che, almeno in questo caso particolare, in questo esempio, la quantità di moto totale del sistema si è conservata. Era 0 e dopo la spinta è ancora 0. Sono cambiate le singole quantità di moto dei carrelli, cioè i singoli carrelli non hanno mantenuto la loro quantità di moto inalterata. Il carrello A aveva una quantità di moto 0 e dopo ce l'ha di meno 9 kg metro al secondo. Anche il carrello B l'ha cambiata la sua quantità di moto, da 0 a più 9 kg metro al secondo, però nel complesso la quantità di moto era 0 e 0 è rimasta. Questo è un caso particolare, ma se la quantità di moto all'inizio fosse stata, per esempio, 10 kg per metro al secondo, per esempio verso destra, anche alla fine sarebbe stata in totale 10 kg per metro al secondo. Questo perché? Perché non ci sono forze esterne che agiscono sui carrelli, cioè sul sistema, soltanto le forze interne, che era quella forza da 18 N che i carrelli si erano scambiati. Forze esterne non ci sono, in particolare non c'è l'attrito. Il sistema si dice quindi isolato e la quantità di moto si conserva. Questo esempio non è sufficiente per trarre la regola generale, è soltanto un esempio che fa capire concettualmente la conservazione in un caso particolare, però si può dimostrare in generale che in assenza di forze esterne la quantità di moto totale del sistema si conserva.